Se volete acquistare crediti o account con FIFA Points, gofifancoins.com, link in descrizione. Ciao ragazzi, io sono 035 e oggi vi porto la recensione di Sebastian Giovinco in forma, nella sua versione con 85 di over. La carta con cui si presenta Giovinco ha 90 di velocità, che si divide in 91 di accelerazione e 88 di velocità scatto. Poi troviamo 89 di dribbling, altro valore davvero importante, con 89 di controllo palla, 87 di dribbling, 95 di equilibrio, 95 di agilità. Poi troviamo 83 di tiro con 84 di long shot, per cui davvero un bel valore, 81 di potenza e 85 di finalizzazione. Per chiudere il passaggio con 81 di corti e 72 di lunghi e poi vabbè, il fisico che sappiamo non essere la più grande qualità di questo giocatore, che ha 81 di stamina, 52 di forza e 57 di salto. E Giovinco è davvero, secondo me, un buon giocatore. Infatti, come potrete vedere, vabbè, dalle clip è in grado di saltare qualsiasi avversario sul primo passo, ma anche nell'allungo. Infatti, ha 91 di accelerazione, cioè il primo passo, ma anche un buon 88 di velocità scatto che se uniamo all'89 di controllo palla lo rendono davvero molto temibile per la difesa avversaria. Guardate infatti, se proviamo dei filtranti alti, il difensore che marca Giovinco sarà sempre messo in difficoltà. Infatti appena Giovinco riuscirà a stoppare il pallone, riuscirà subito a dirigersi verso la porta senza perdere tempo. Infatti magari se anche riuscite ad agganciare la palla, non è detto che spesso riusciate ad arrivare in porta, invece con Giovinco questo è davvero reso molto 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 più semplice. Poi per quanto riguarda il tiro invece 85 di finalizzazione va bene, però magari per un attaccante centrale in forma ci si potrebbe aspettare qualcosa di più, per cui vista una spesa che comunque va fatta, spesso Giovinco, magari non spesso però qualche volta, la palla o la tira un po' troppo addosso al portiere, oppure fuori, pali, traverso, colpito moltissimi legni con lui. Poi, per quanto invece riguarda gli aspetti negativi, come vi dicevo, il fisico è davvero un giocatore molto gracile. Infatti, quando la difesa è schierata, fa davvero moltissima fatica ad entrare in area. Appena un difensore con il contrasto leggero, diciamo non in scivolata, vi contrasterà, Giovinco spesso perderà il pallone. Ad aiutare, a venirci in aiuto, c'è però il 95 di equilibrio, che comunque ci permette di restare in piedi, però davvero lo scarso valore di forza fisica ci fa portare via quasi subito il pallone. Però devo anche dire che comunque, quando invece la difesa è appunto schierata, si può provare un tiro dalla distanza, che come vi dicevo con 84 può uscirci. Se invece Giovinco trova davanti a sé una difesa che sta recuperando, quindi diciamo in contropiede, è davvero uno dei migliori giocatori di tutto il gioco. Eccoci alla scheda riassuntiva e troviamo velocità, controllo palle, tiro come pro e come contro, avrete capito, il fisico. Voto finale 8 perché è davvero secondo me un buon giocatore. Potrete provarlo, anche la versione NIF non è male, perciò fatemi sapere. Ciao a tutti!